Voce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo dolce Grazie Sara e benvenuti a tutti a questa serata, a questa veglia dei giovani durante la grande settimana delle erogazioni. È un'occasione bella e straordinaria insieme. Chi poteva prevedere che ci ritrovassimo in questa forma a vivere con Maria questo momento, che sarà un momento anche di grande testimonianza, di preghiera e di testimonianza. Ci sono qui quattro ragazze e poi loro si presenteranno perché lo faranno ciascuna raccontando la propria storia e raccontando che cosa hanno vissuto in questi giorni così incredibili. E abbiamo iniziato con questo piccolo canto perché la Sara è la prima volta che suona davanti a un pubblico, quindi poi subito in diretta online, quindi è una cosa bellissima. Ecco, e allora il momento sarà molto semplice, ascolteremo le nostre quattro testimonianze, dialogheremo con Padre Francesco, che è qui con noi e che lo ringraziamo tantissimo. Poi diremo una decina di Ave Maria alla Madonna, una piccola preghiera, e concluderemo con la benedizione. Grazie a tutti coloro che si sono messi in ascolto in questo momento e a tutti voi che siete qui. Ciao a tutti, sono Giulia, ho 27 anni e sono di Toscanella e mi hanno chiesto un po' così di raccontare la mia esperienza durante questa quarantena, questo isolamento e devo dire che per me è iniziata con uno stato d'animo di profonda inquietudine e preoccupazione come tanti perché magari era un momento in cui ero coinvolta in diverse attività, in diversi progetti che si sono interrotti. E ecco, quindi questo è stato il primo limite da affrontare, e anche se poi dentro a questa inquietudine magari c'era anche la voglia di trovare magari delle alternative così per portare avanti qualcosa. E presto poi le cose però sono cambiate, tra l'altro hanno coinciso ecco, con il periodo della Quaresima. E sono cambiate perché le immagini che vedevo in TV, le notizie che sentivo mi hanno riguardato da vicino e perché la mia mamma, che è un'infermiera, lavora come infermiera da tanti anni, è rimasta contagiata dal Covid. E ecco, il percorso della sua malattia è stato grave perché è andato poi sempre di più peggiorando, cioè era necessario il ricovero in terapia intensiva, c'è stato tutto, ecco, tutto, l'ha fatto tutto ed è anche guarita ed è potuta tornare a casa. E è durato un mese, e un mese che a me è sembrato, sono sembrati sei mesi in realtà, e allora c'è da dire che sicuramente già vivere una malattia, cioè un caro familiare che sta male già, è una cosa molto difficile. In una situazione del genere ti trovi davanti a dei limiti dove proprio non puoi fare nulla, neanche da casa. Noi per giorni avevamo anche proprio perso i contatti con lei, che chiaramente non era intubata, non è che potevamo, non riuscivamo a parlarci, quindi c'era un contatto con i medici, però ecco, lo stato d'animo, se all'inizio era una profonda inquietudine, si è trasformato presto in un'angoscia, ecco, proprio un'angoscia.
Quello che mi ha aiutato molto nell'affrontare questo periodo, perché comunque, come potete immaginare tutti, era fatto di lontananza, quindi di preoccupazione, perché poi sentivo alla TV tutte queste notizie comunque gravi e eravamo molto preoccupati per lei. Quello che mi ha aiutata, oltre a sapere che lei in ospedale aveva la cura necessaria, insomma la vicinanza di professionisti che si occupavano di lei, e da casa mi ha aiutato molto la preghiera. Una preghiera che ho fatto, cioè che non avevo mai vissuto con questo stato d'animo, nonostante magari no, uno nella vita partecipa ai campi, alle GMG, pensa di aver già vissuto una preghiera intensa nella sua vita, invece poi ti trovi a farla dentro le quattro mura di casa tua, in collegamento streaming con uno schermo, e ecco, non me l'aspettavo. E questa preghiera sostanzialmente poi era la preghiera del rosario che facevo, era trasmessa dalla mia parrocchia, e mi ricordo che si vedeva appunto l'immagine del crocifisso, un crocifisso di un altare laterale della nostra parrocchia, e c'era anche poi l'adorazione eucaristica insieme. E nel pregare davanti a questo crocifisso, in un momento così di difficoltà, ho sentito la vicinanza del Signore, cioè per la prima volta forse l'ho proprio sperimentata dentro una sofferenza, dentro una paura grande, e mi ricordo che mi dicevo, se lo sento per forza accanto a me in questo momento, altrimenti che senso avrebbe di esistere quella croce lì? Perché insomma, che senso ha poi aver attraversato tutta quella fatica? E quindi un po' questo. Poi un'altra cosa che mi ha un po' tenuto viva, allora io ero un po' preoccupata perché da casa appunto magari volevo aiutarla, ma non potevo fare nulla per lei, volevo magari consolare mio babbo che abita a due passi da me di fronte, ma non ci potevo andare, non potevo entrare per tutte le norme di sicurezza, quindi è stato anche difficile comunque sostenere. Insomma, la sofferenza era vissuta proprio dentro alla propria stanza, in solitudine, e all'inizio. E mi ha aiutato anche, diciamo così, quando uno vive una sofferenza, spesso magari è chiuso, si chiude dentro quella, perché vive una fatica così grande che rimane, insomma, rimane, vede solo quella. E invece tenere un piede fuori, non fuori casa, dentro casa, però un piede fuori un po' da questa situazione, quindi cercavo di ricordarmi che intanto non ero l'unica che magari stava vivendo una situazione del genere, ma tantissime altre persone in Italia e nel mondo. E poi chiaramente questa situazione qui è stata, cioè, ha creato dei disagi anche in altri contesti, anche per chi magari non si è ammalato. E quindi mi ha aiutato molto questo sguardo, cercare di tenere un cuore aperto, un cuore allenato, nonostante essere chiusi in casa. E quindi nel mio territorio abbiamo messo su un gruppetto di volontari che chiamavamo qualche persona fragile o anziana che era sola, oppure qualcuno che aveva bisogno di fare la spesa, oppure una chiacchierata, insomma, con qualcuno che sapevo che poteva essere nel bisogno. E ecco, queste cose mi hanno un po' aiutato ad affrontare quel mese lì, che è stato molto difficile. Poi c'è stata la gioia e la gratitudine del ritorno a casa, dello scambio anche di racconti per recuperare tutti i giorni a distanza. E devo dire che è un'esperienza che sicuramente lascia il segno, per me è stato così, e adesso in questa ripresa un po' me la vivo con dei timori e delle paure che chiaramente ci sono e magari abbiamo più persone, e un po' però cerco anche di vivermela con uno sguardo di speranza. In una situazione del genere, se prima comunque c'erano dei bisogni, no? Magari le persone avevano bisogno anche prima di questa pandemia, diciamo che adesso tutti i problemi sono venuti un po' a galla, quindi magari questa potrebbe essere anche una spinta, soprattutto per i giovani che di energia ne hanno, per aiutarsi anche adesso negli incontri che facciamo con le persone. Sappiamo che veniamo tutti da un momento molto delicato e quindi magari può essere la spinta per ricominciare al meglio. Ecco, questa era un po' la mia esperienza. Bene, abbiamo ascoltato Giulia e io mi rivolgo a Don Giovanni, perché adesso dobbiamo provocare Don Giovanni. E due cose belle mi sono rimaste.
come la preghiera è stata capace di tenere in piedi Giulia in questo tempo oggettivamente difficile, dove è stata provata nell'intimità più profonda, che è il legame con la mamma. E questo atteggiamento di un cuore aperto. E quindi ha detto chiusi in casa, ma non con il cuore chiuso. Allora la mia domanda sono due domande. Una è: che cos'è che fa intensa la preghiera di un uomo? Perché Giulia diceva una cosa bella: ho pregato tanto, GMG, però non ho mai pregato con una preghiera così intensa come questa volta. Allora, cos'è che fa intensa la preghiera di un uomo e come si fa a tenere aperto il cuore? Domande bellissime e grandissime. Quello che fa intensa la preghiera è la domanda a partire dal bisogno che noi vediamo dentro la realtà, perché è la realtà che da questo punto di vista ci aiuta tantissimo, è la realtà che ci provoca e ci fa venire fuori tutta l'urgenza e l'esigenza del nostro cuore. Perché la preghiera vera è la domanda di essere, la domanda a colui che è e che può farci vivere, sperare e vivere e camminare. Quindi ecco, la preghiera nasce proprio da questa certezza della sua presenza, perché lui è lì. Mi colpiva tantissimo quello che tu dicevi del crocifisso, che senso avrebbe se no guardare quel crocifisso? E quindi è la realtà che ci provoca. E questo è un aiuto grande per tutti noi, perché ci lasciamo provocare dalla realtà, dalle circostanze, e mettiamo in azione il nostro cuore. Non lo sommergiamo rispetto a tutte le nostre idee o a tutti i nostri preconcetti, ma facciamo agire il nostro cuore, che desidera e domanda sempre la verità, domanda sempre l'essere. E l'essere, domandare l'essere è domandare Dio. Ed è il primo inizio della preghiera. Vieni, Signore Gesù, vieni adesso, qui. Buonasera, io sono Valentina, ho 28 anni e sono di Imola e sono evidentemente una scout, si vede, direi, e sono del gruppo Imola 4. E il mio racconto è molto semplice perché è stata un'esperienza veramente molto, molto semplice, ecco, in questo momento che è straordinario, comunque fuori dall'ordinario, ecco. Io sono educatrice e lavoro a scuola e quindi dal 24 di febbraio sono rimasta a casa. E quindi il mio lavoro ha avuto una battuta d'arresto, e così come anche il mio servizio negli scout, perché comunque c'è stata la necessità di fermarci chiaramente. E quindi mi sono ritrovata a non fare niente, veramente stare in casa e stare ferma. E questa non è una cosa che mi viene, cioè, sì, mi viene anche abbastanza bene, non fare sempre. Però insomma, diciamo che il mio lavoro è fatto molto di azione, nel senso che sono sempre abbastanza in movimento. E quindi avevo la massima disponibilità e un sacco di tempo, ed è arrivata proprio una chiamata al momento giusto, perché un responsabile, insomma, del servizio di protezione civile della pattuglia degli scout stava formando, insomma, c'è arrivata questa richiesta di formare un gruppettino di volontari che potessero prestare qualche servizio a Imola, insomma, sul territorio. E quindi tutto è nato da una necessità evidente che c'era, che è arrivata anzi dal comune e poi è stata girata. E niente, quindi è proprio stata anche una chiamata telefonica, quella che è arrivata, alla quale è seguita poi la mia risposta, che era sì, cioè, ho tutto il tempo e la disponibilità che volete. E forse questo rispondeva anche a un mio bisogno, cioè non solo a una necessità che esisteva, insomma, nel territorio, nella cittadinanza, ma anche a un mio desiderio, un bisogno di fare qualche cosa.
E niente, quindi si è organizzato una piccola formazione, è stata organizzata dalla Croce Rossa e noi siamo una quindicina di volontari, abbiamo partecipato a questo incontro dove ci hanno dato tutte le istruzioni del caso e quindi si era creata questa pattuglia e dal giorno successivo praticamente siamo diventati operativi. E nello specifico ci occupiamo di fare spese a persone che si trovano in condizioni per cui non possono uscire, e principalmente sono persone anziane. E poi abbiamo fatto anche il servizio di distribuzione delle mascherine porta a porta, quindi abbiamo messo in buchetta tutte le mascherine nella zona del centro e ci siamo anche occupati della seconda ondata della distribuzione delle mascherine che abbiamo fatto insomma presso il seggio elettorale delle Carducci, ecco. E niente, diciamo che questo è in maniera molto semplice quello che ho svolto, che a me sembra veramente molto poco rispetto a tutto quello che sta avvenendo, rispetto a tutte le persone che stanno dando un contributo significativo anche con la loro professione, con il loro lavoro, però mi piace pensare che in qualche modo un po' di differenza la possiamo fare anche noi con gesti molto semplici. Questa rilettura del valore, del significato dei gesti o comunque delle azioni l'ho riletta un po' di riflesso, cioè l'ho metabolizzata vedendo quello che il mio agire provocava nelle persone, quindi la gratitudine, la riconoscenza, instaurare un rapporto di fiducia con le persone alla quale porto la spesa, o questi due simpaticissimi vecchiettini che ormai sono diventati come dei nonni, e quindi questo mi rende serena, mi rende felice, ecco, e però, sì, con molta semplicità spero di mettere un tassellino e un pezzettino in più a quello che sarà la buona riuscita, insomma, della fine di questa esperienza che stiamo vivendo. In Valentina emergeva questa dinamicità, questa azione, no? E che le dava fastidio non poter fare qualcosa. E questo dice un po' che l'uomo è fatto per l'azione, no? E la vita infatti è movimento. E la vita ci richiama all'esperienza del dare, del consumarci per l'altro. E quindi è riuscita poi a trovare davvero anche il modo per incanalare in maniera bella questo suo desiderio di agire per il bene. Allora mi veniva in mente, per lei, Don Giovanni, quali sono tre virus che paralizzano l'azione? Bisogna essere virologi per far questo. No, ringrazio tantissimo Valentina, perché è proprio vero. Cioè, è nella nostra natura quello di poterci dare agli altri, di poter fare qualcosa di buono per gli altri, perché sentiamo che qui passa la realizzazione di noi stessi, la realizzazione di noi. E non c'è problema, credo, di essere né far cose grandissime né cose piccolissime, perché io ho sempre pensato quanti hanno guardato a quello che hanno fatto i medici, gli infermieri, e poi pensavo invece a quelli che pulivano, no? A quelli che agli inservienti che erano lì, magari ripulivano quelle corsie o quegli strumenti, no? Un gesto piccolissimo, eppure decisivo perché quel luogo sia più bello e soprattutto sia pulito, no? Per cui anche una mascherina data con questa coscienza diventa qualcosa di grande, di veramente di eterno. Se addirittura Gesù ci dice che basta un bicchiere di acqua ad un bambino nel suo nome, questo cambia il mondo, ti salva la vita. Tu provi a pensare cos'è una vita e un bicchiere d'acqua, cos'è?
Qui questo è bellissimo. I virus che ci bloccano sono quelli che uno ci dicono ma che conviene, ma per quale motivo? Come se tu dovessi non far emergere la natura del tuo cuore, no? Quei virus che rattrappiscono, oppure che il pensiero che qualcuno ti debba vedere, no? E che debba considerarti, ma la considerazione non è tanto perché qualcuno dice quando sei stato bravo, ma perché tu hai potuto fare realmente quello che il tuo cuore ti dettava. Poi l'altro virus è quello drammatico di pensare che siamo capaci noi con le nostre forze a far tutto questo, invece tutto questo è l'opera di un altro. Diceva Santa Teresina, quando io agisco è Gesù che agisce. E quindi è come dar gloria a Dio dentro tutto quello che si fa. E così realizziamo veramente noi stessi, siamo veramente contenti. Sono un virologo. Io sono Sara di Lugo e ho 18 anni e vi voglio raccontare un po' com'è stata per me l'esperienza del Covid di persona, in quanto me lo sono presa. E diciamo che tutto è iniziato più di 3 mesi fa, quando mio nonno era in una clinica privata e diciamo che pian pianino un po' tutta la mia famiglia è stata contagiata da questo Covid e ogni giorno vedevo andare via in ambulanza prima mio babbo, poi mia mamma, poi le mie cugine, un po' tutti, diciamo. E finché un giorno, diciamo, me lo ricordo, era un giovedì alla sera, ero col gruppo maturandi che stavo appunto testimoniando quanto comunque questo virus mi stava facendo crescere, sia a livello scolastico che a livello umano. E niente, il giorno dopo mi sveglio che stavo malissimo e quindi sono andata all'ospedale. Cioè, in quel momento lì mi sono venuti in mente dei volti. E uno di questi è una mia amica che appunto mi ha detto guarda io non posso aiutarti, ti posso solamente dire di affidarti. E io in quel momento lì, quell'affidarmi, io non capivo cosa significava. Fatto sta che cioè, in quel momento lì mi sono affidata ai medici e mi ha colpito un sacco perché ci sono stati un sacco di piccoli gesti che però mi hanno fatto dire cioè, ok sono i medici che mi fanno questi gesti ma c'è qualcun altro che li comanda. E questi sono stati ad esempio quando sono entrata e che tutti gli infermieri avevano fatto un tunnel e io ci passavo in mezzo e tutti applaudivano. Oppure un infermiere che entrava e anche se non poteva ogni 15 minuti mi accendeva e mi spegneva la luce. E per me quei gesti sono stati proprio fondamentali proprio per farmi capire che in quel momento lì io non ero sola. E un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che quella sera lì era il venerdì in cui il Papa dava l'indulgenza e io era una cosa che ci tenevo un sacco, essere a casa con la mia famiglia. E fatto sta che entra in camera il dottore e mi fa guarda, cioè ti dobbiamo dimettere perché ci sono casi molto più gravi del tuo. E pensa che la cosa che mi ha colpito è che l'ambulanza veniva da Cervia e ci doveva mettere più di 2 ore e dopo 40 minuti era lì e alle 17.58 era a casa e alle 18 c'era il Papa che dava l'indulgenza. E queste cose diciamo mi hanno comunque cambiato un bel po' perché cioè, significava che quella presenza c'era e diciamo che ho vissuto un po' questo periodo grazie a dei volti che cioè, comunque erano amici che visto che comunque alla maturità mi aiutavano a studiare e in videochiamata magari stavamo anche delle ore e ore lì, però c'erano. E ho dei genitori che quando sono tornati a casa dall'ospedale cioè, si mettevano a studiare con me, mi ascoltavano. Cioè cose semplicissime, ma io ero viva, diciamo. E diciamo che però comunque, nonostante tutto, la mia paura era il fatto che nel momento in cui mi negativizzo cioè, dopo, cioè, volevo festeggiare, basta. Fatto sta che questa cosa non l'ho fatta, perché non si può fare. E diciamo che pian pianino vedevo che le persone che, diciamo, mi stavano vicino un po' si stavano allontanando, come un po' era la mia paura. E stavo cadendo nella tentazione della serie TV, la cosa più semplice, però diciamo che stavo cadendo nella tentazione della serie TV. E fatto sta che mi arriva la telefonata dal vescovo e mi dice giovedì vieni a fare una testimonianza,
E io non capivo, mi diceva, prendi anche il violino, e non capivo di nuovo. Fatto sta che è stata la cosa che a me ha salvato, perché in quel momento lì in cui io mi sentivo, diciamo, non voluta bene, perché non venivo cercata come io volevo in realtà, e in quel momento lì c'è, diciamo, Gesù è arrivato tramite il vescovo che mi ha portato qui, e diciamo che io faccio molta fatica, però la cosa che mi ha fatto proprio dire vacci è proprio le cose che ho vissuto, che ho, diciamo, che non subito, però comunque che ho vissuto in questo periodo, che mi ha detto, cioè, prendi tutte le opportunità come una sfida per te, e quindi niente, questo. Sara, nel suo racconto emerge tra le cose belle che ci ha raccontato un ruolo importante, che è stato il ruolo dell'amicizia, come le sue amiche l'hanno tenuta in piedi, l'hanno coinvolta, l'hanno aggiornata con la scuola. Ed è bello, no? Gesù, sappiamo che nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 dice: non vi ho chiamati servi, ma vi ho chiamati amici. Perché tutto quello che il Padre ha detto a me, io l'ho detto a voi. E quindi l'amicizia è qualcosa che riguarda profondamente Cristo, ed è un'elezione sulla fraternità. E allora mi viene da domandare a lei, Don Giovanni, che ruolo ha giocato l'amicizia nella sua crescita umana e di fede? Decisiva. È nello sguardo degli amici che, come diceva Sara, si impara a capire la profondità dell'istante che tu vivi. È nello sguardo e nell'amicizia che tu impari a capire che sei voluto bene e che c'è qualcosa sempre di più grande dentro la vita. Senza gli amici è veramente difficile poter cogliere questo aspetto grande della nostra vita. E l'amicizia è proprio decisiva. Nell'amicizia noi scopriamo la verità di quello che siamo. Nell'amicizia noi impariamo a sperimentare, noi sperimentiamo l'amore di Cristo, che mi vuole, che mi ama, che mi desidera, che dentro ogni circostanza mi richiama al fondo del cuore, del mio cuore. Senza l'amicizia come potremmo vivere? Senza l'amicizia, e soprattutto senza l'amicizia di Cristo che si riverbera nel volto degli amici che incontriamo, noi sperimentiamo e capiamo chi siamo e quanto siamo amati. Grazie Sara. Io mi chiamo Beatrice, ho 18 anni, faccio il liceo classico e frequento i giovanissimi nella mia parrocchia. E mi ricordo che all'inizio, proprio all'inizio, quando si sentiva parlare di Covid, mi sembrava una cosa totalmente lontana da me. Era qualcosa di lontano che non sentivo influire e che non vedevo nella mia vita, nelle mie cose di tutti i giorni. E mi ricordo che quando la regione dell'Emilia-Romagna ha annunciato la chiusura delle scuole, io ero a Bologna, ero all'Unipol Arena e ero a vedere una partita di pallavolo, e quella cosa che prima mi sembrava così lontano, così impossibile che potesse toccare me, invece sembrava che stesse facendo un passetto verso di me. E allora inizia la settimana, le scuole sono chiuse, però diciamo che c'è un clima strano, anche perché le scuole erano chiuse ma tutto il resto era aperto, per cui sembrava quasi più di stare in vacanza. Magari la mattina facevi qualche compito, potevi uscire, vedevi i tuoi amici. Poi però le cose andavano avanti, la situazione cambiava e si faceva più seria. E inizia proprio la quarantena, quella vera e propria, dove devi stare in casa. E la cosa che più mi colpiva era vedere che, diciamo, la mia libertà non dipendeva poi così tanto da me. Io volevo uscire, magari volevo fare le mie cose normalmente, però non potevo.
e questa cosa mi colpiva molto. E in questo contesto poi sono iniziate le lezioni online, la scuola online, e ad oggi sono sicura di poter dire che quella che è la didattica a distanza sicuramente non potrà mai sostituire il contatto vero che c'è a scuola. E, ad esempio, i problemi, stare magari concentrato su uno schermo, seguire tutte le lezioni attraverso uno schermo era difficile, anche mantenere sempre la concentrazione era un po' una gara dura, e a tutto questo si sommavano i problemi tecnici, la connessione, le interferenze, e tutto sembrava così difficile. E, ad esempio, anche delle cose che davo per scontate, ma forse ancora meno di scontato, perché proprio non le consideravo, come ad esempio, non so, fermarmi a chiacchierare col mio compagno di banco, oppure prendere la sacca di ginnastica, appenderla, poi dopo riprenderla e incamminarmi verso la palestra. Adesso mi sembrano cose alle quali dare un vero valore, perché prima le facevo, ma intanto pensavo a mille altre cose. E quindi una cosa che forse oggi posso dire con molta più consapevolezza rispetto a prima è sicuramente il fatto di non dare per scontato nulla. E cioè, sembra una frase molto banale, che suona bene, filosofica, però oggi posso dirla perché diciamo che l'ho provata io e non perché suona bene. E in questo contesto, insieme alla didattica a distanza, poi facciamo anche gli incontri giovanissimi online, e ad ogni incontro ci chiedevano la cosa più bella che ci fosse successa durante la settimana. E questa cosa un po' era una sfida, quindi mi aiutava a vivere tutte le giornate con un occhio diverso, a dire magari colgo quella cosa che poi posso raccontare agli altri. E ovviamente, diciamo, non era tutto così, questo mood gasato, e diciamo che si alternavano anche dei momenti un po' di sconforto, e nei quali un po' mi sentivo triste, senza speranza, e la cosa che mi faceva anche stare male, oltre al resto, era il fatto che io magari mi concentrassi sui miei problemi, fossi molto concentrata su quelli, e intanto fuori c'erano persone che avevano dei problemi molto più grandi dei miei, e quindi a tratti magari mi sentivo anche un po' in colpa. E anche il fatto, ad esempio, di non andare a messa mi faceva sentire come se un po' mi stessi allontanando dal Signore, dalla mia fede, però mi sembrava una cosa che stava succedendo e basta, e che quindi io dovevo stare lì e non potevo fare niente. E mi ricordo che allora quando ho sentito una frase del Papa che ha detto durante un'omelia, e la frase è questa che vorrei leggervi, e dice: «Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio, il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri». E mi ricordo che subito stavo ascoltando e è un po' come se tutto si fosse fermato. E quella frase proprio mi aveva bloccato. Cioè, sembrava proprio la cosa giusta detta al momento giusto. E magari all'inizio mi sono sentita spaventata, però poi ho capito che quello che mi veniva chiesto non era di rivoluzionare la mia vita così, cioè su due piedi da un giorno all'altro, ma di partire proprio dalle piccole cose, da quelle che considero sciocche, ma che però poi mi fanno vedere tutto in modo diverso. E quindi ho cercato proprio di concentrarmi sul mio sguardo e di, diciamo, cercavo di trovare il bello, perché era importante riscoprire che il bello c'era nelle altre cose. Grazie Beatrice. Ecco, Beatrice ci riporta nel cuore quelle parole bellissime di quella sera di Papa Francesco, che penso il 27 marzo, 27 marzo, venerdì sera. Bellissime. E
appunto dove lui, parlando a Dio, dice: non è il tempo del tuo giudizio, ma è il tempo del nostro giudizio su questo tempo. E allora ecco, mi viene da domandarle, Don Giovanni, ci può regalare tre criteri che ci possono aiutare ad aprire, a leggere, a giudicare questo tempo qua? Tre criteri, tre parole, tre chiavi che ci possono aiutare ad aprirlo questo tempo qua per poterlo giudicare. Perché il Papa ci ha detto: giudicate questo tempo. Domandone. Però è verissimo, perché questo giudizio ci permette di essere uomini, questo giudizio ci permette di andare a fondo di quello che viviamo. Giudizio non vuol dire giudicare, vuol dire che questa cosa è questa, è questa. Questo qui è una mascherina, è un giudizio. Non è che è bella o brutta, il giudizio è che questa è una mascherina. E quindi il primo criterio, grande criterio, è quello di attenzione alla realtà, non fuggire dalla realtà, perché la realtà ci parla, la realtà è testarda e quindi inevitabilmente ci richiama. Due, il nostro cuore, far venire fuori tutta l'esigenza del nostro cuore nei confronti della realtà. Quando lei diceva, lo descriveva in maniera bellissima, quando diceva: ma io mi trovo che, no, mi stavo come richiudendo, mi stavo come, no, come incartando dentro questa cosa, ed improvvisamente la realtà mi ha richiamato, una frase, quell'intervento del Papa quella sera del 27, improvvisamente il mio cuore ha percepito una corrispondenza. Quindi questa attenzione al cuore è decisiva. Ma poi una cosa che lei diceva bellissima della libertà, perché la libertà è proprio l'adesione al bisogno del nostro cuore. Si può essere in casa ed essere profondamente liberi, perché si esercita il giudizio, cioè si va al fondo di ciò che è grande e che è profondo. E questa della libertà, secondo me, è proprio importante, questo giocare la mia libertà. A me ha molto colpito, e ringrazio tutti coloro che lo hanno fatto in questo tempo, e ci hanno chiesto di leggere questo libro incredibile di Van Tuan, questo grande cardinale, che è stato incarcerato per tantissimi anni in Vietnam. Lui è stato impressionante perché gli era stato tolto tutto, la libertà, la capacità di poter dire la Santa Messa, ogni cosa. Pure ha vissuto con una libertà così grande che dovevano cambiare i carcerieri perché si convertivano, dovevano cambiarli perché vedendo un uomo così erano tutti quanti, cambiavano tutti. È impressionante questa cosa, e guarda caso proprio in questo tempo ci è stato chiesto di leggere questo libro, perché non è il problema che ci viene tolto qualcosa, perché siamo noi uomini, abbiamo questa capacità incredibile di poter andare al fondo, perché siamo liberi, liberi pur dentro le gabbie anche della pandemia. Se il Signore ci farà liberi, se Gesù ci rende liberi, siamo liberi davvero. È allora che possiamo utilizzare i nostri occhi, il nostro cuore e la nostra libertà per dire di sì a Cristo e poter essere realmente felici. Ed è per questo che vi ringrazio tantissimo, ragazzi, di queste vostre testimonianze. Bisogna però che ce le teniamo a cuore, perché il tempo potrà anche passare, ma la memoria viva di quello che abbiamo vissuto ci aiuta poi a vivere il presente quando tutto apparentemente diventerà normale. E che questi criteri che ci siamo detti oggi, che ci siamo ricordati e che voi ci avete testimoniato, possono essere di aiuto dentro la vita di tutti i giorni. Adesso cantiamo Giovane Donna, la sapete? Dai. Chi la sa canta, Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio
d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo. Vorremmo fare un piccolo momento di preghiera e una piccola decina del rosario. Vogliamo domandare che tutto quello che abbiamo ascoltato diventi carne, perché in Maria questo è diventato carne, perché Gesù si è incarnato nella sua vita, e lo chiediamo anche per noi. Tutto quello che siamo testimoniati possa diventare carne della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le tue. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della sua resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. E vi benedica, e Dio onnipotente Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso cantiamo. Ave Maria, splendore del mattino, puro il tuo sguardo ed umile il tuo cuore. Protegga il nostro popolo cammino, la tenerezza Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce, fa che io porti a tutti la tua pace e possano Madre, tu che soccorri figli tuoi, fai in modo che nessuno se ne vada, sostieni la sua croce, la sua strada, fa che cammini sempre. Madre, non sono degno di guardarti, però fammi sentire la tua voce, fa che io porti a tutti la tua pace. Ave Maria, splendore del mattino, puro è il tuo sguardo ed umile.
protegga il nostro popolo cammino. Qua inizia il tuo vero amore, protegga il nostro popolo. Grazie a voi, grazie Padre Francesco, buonanotte a tutti.